nella sua passeggiata quotidiana al famoso filosofo meticoloso, fumoso, etico, antiscettico, cantermetico, come in ogni scritto sempre lo stesso tragitto, ma ogni volta con un alambicco critico inedito, anche perché a metà del suo percorso a ridosso di un dosso incontrava un nuovo paradosso, o meglio un amico che venne rimosso da ogni storia che come l'antico meridione espone solo lenzuolo rosso, forse perché quell'uomo non aveva un solo nome ed amava cambiarlo in base all'occasione, secondo l'unica fonte ne raccolse più di mille, con lui usava lo pseudonimo Davide Scille, un giorno in cui campi del sagrestano regolare le lancette seguendo le sue abitudini perfette, quando incontrò l'amico disse: io non seguo il tempo, è il tempo dentro di me che mi scandisce ogni evento. L'amico sorridendo disse: tu meglio di me puoi capire che oggigiorno nessuno ha tempo per sé, ma anche quando il tempo c'è il sé è un essere divino, poiché sembra sempre al centro ma non fa mai capolino. In che senso? Chiese il filosofo trascendentale. Mi chiedi un esempio intenso, prendi quello sessuale, il nostro io non ha un verso, quindi non può essere perverso. Ogni uomo può amare sia l'altro sesso che il suo stesso, prima che Dio fosse un'unità anche la sessualità era vissuta in questa molteplicità, c'è un nomadismo dell'identità dionisiaco, buon antidoto alla cristianità. E Kant disse: so già che mutevole il dilettevole, ma la nostra coerenza si svela seguendo regole, il mio io non è solo un'unità conoscitiva ma anche l'inconoscibile, la luce imperativa che guida la nostra vita. E allora l'amico esplose a ridere ed in preda risate furiose gli rispose dicendo queste altre cose: se il cosmo non ha poli ti sei mai chiesto perché, continua a pensare che il cielo stellato ti stia sopra e non sei intorno a te, pensa alla legge morale come imperativo e non come un processo legislativo e creativo, tu non sei mai stato svegliato dal tuo sonno dogmatico a livello etico, sapresti che il dovere è soltanto ipotetico, non è la legge categorica che dà autorità all'opposto ogni autorità diventa categorica, si fa così perché si fa così, circolare, ogni circolare adesso è tautologica, circolare come la passeggiata che come il tuo pensiero viene deviata e ruota intorno a me, il tuo immorale mistero, abbi il coraggio di usare la tua ragione ma essa stessa nega il tuo progetto etico e ti conduce oltre ogni imposizione e ti piega in posizione di inchino e alle tue spalle si trova il suo destino. Disse: i tuoi discorsi seducono come fiori ma logicamente sono solo sintesi a posteriori, per questo cerco di fondare aprioristicamente il pensiero dell'uomo vero nato il 25 dicembre. Schiller rispose: hai buon fiuto a seguire Newton ma la logica analitica è solo se non ha contenuto, non appena vi è un riferimento al mondo il linguaggio è il mondo, tutto è posteriore, ti risvegli in un letto sconosciuto, che cos'è caduto? Io ho raccolto il tuo seme togliendo il seno all'iniziale del tuo sonno bene.